Magazine, parliamo oggi di Covid e patologie cardiovascolari, consigli utili, e lo facciamo col professor Yamume Chomba, professore associato di chirurgia vascolare nel Dipartimento Universitario di Scienze Cardiovascolari e Pneumologiche, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare e direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione ed il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Visto che il Covid, professore, si manifesta in forma più grave in soggetti con patologie cardiovascolari pregresse e che la pandemia ha determinato un rallentamento nelle diagnosi e nei follow-up di queste malattie, può dirci quali sono le categorie maggiormente a rischio e che tipo di campanelli d'allarme sono riconducibili a queste patologie e quali sono i controlli da seguire e come poterle prevenire? Beh, lei fa una domanda molto, molto giusta, perché effettivamente questa epidemia mondiale correlata al Covid ha creato delle problematiche, non soltanto per quello che sappiamo essere il problema respiratorio nei pazienti che vengono ricoverati, ma per tutta un'altra serie di patologie che in qualche maniera sono state meno ben gestite. Perché? Perché ci siamo trovati ad avere gli ospedali fondamentalmente ingolfati da pazienti con problematiche respiratorie e quindi con le terapie intensive che non funzionavano più e non avevano la possibilità di accettare nuovi pazienti. Le terapie intensive sono dei punti nevralgici degli ospedali, perché attorno a queste funziona tutto, vanno le sale operatorie, di conseguenza le ambulatorie e tutte le altre attività. Quindi avere le terapie intensive ferme significa avere una minore possibilità di gestire tutte le altre attività dell'ospedale. Nei pazienti con malattie oncologiche e cardiovascolari questo rallentamento può avere avuto delle conseguenze che nei prossimi mesi dovremo capire meglio. I pazienti cardiovascolari sono pazienti che devono essere sempre seguiti, che devono fare dei programmi di follow up per verificare che non ci siano delle problematiche se hanno fatto interventi, piuttosto per verificare bene che gli interventi che hanno fatto siano riusciti perfettamente. Per questo motivo è molto molto importante che i pazienti che abbiano delle problematiche cardiovascolari riacquistino fiducia negli ospedali. Gli ospedali sono riusciti a ripartire alla grande, siamo riusciti a creare dei percorsi ben differenziati tra quelli che sono i pazienti che hanno problematiche legate al Covid e no, e quindi è molto importante riprendere subito a seguire i propri programmi di follow-up. Professore, l'aneurisma dell'aorta addominale, il killer silenzioso, come potersi difendere? Mi piace molto la sua definizione di killer silenzioso, perché è esattamente così. Un aneurisma, questa è una stampa tridimensionale, è una dilatazione di un'arteria, in particolare quando colpisce l'aorta, colpisce l'arteria più importante del nostro corpo. Tutto questo avviene in maniera completamente asintomatica, perché piano piano nel tempo l'aneurisma si dilata, si dilata, si dilata. La cosa problematica è che a un certo punto, quando il diametro è eccessivo, l'aneurisma si può rompere e quindi causare un'emorragia molto molto grave che si associa ad elevata mortalità. La cosa fondamentale quindi è lo screening dei pazienti. La cosa fondamentale è individuare un aneurisma prima che si sia rotto. E questo lo si può fare in maniera molto molto semplice con una ecografia, quindi un esame non invasivo che non richiede iniezione di mezzo di contrasto, non richiede esposizione a radiazioni ionizzanti, che richiede veramente pochi secondi. Una volta che si è individuato l'aneurisma lo si può seguire nel tempo e oggi abbiamo due possibilità di trattamento: una chirurgia tradizionale che permette di rimuovere completamente l'aneurisma, ma nei pazienti più anziani, che molto spesso per problematiche associate, problematiche cardiache e respiratorie, non possono essere sottoposti a un intervento chirurgico tradizionale, abbiamo una seconda opzione, quella endovascolare. È un'opzione mini-invasiva con cui, attraverso addirittura due piccole punture a livello degli inguini, possiamo andare a escludere completamente l'aneurisma, quindi riuscendo a annullare il rischio di rottura. In questa animazione si vede il trattamento di un aneurisma dell'aorta toracica discendente. Vedete come la nostra endoprotesi riesce a navigare all'interno del corpo umano, ha un profilo molto piccolo, un diametro di pochi millimetri di diametro. A questo punto l'endoprotesi si rilascia completamente
all'interno dell'aorta addominale. Le endoprotesi di ultima generazione sono dei materiali veramente molto molto avanzati dal punto di vista bioingegneristico, hanno una memoria termica del metallo, hanno dei tessuti particolari per cui si adattano completamente all'aorta del nostro paziente, andando a ricostruirla e rinforzarla dall'interno, come vedete in questa animazione. Vedete qua un'animazione che vi mostra un paziente con un importante aneurisma dell'aorta addominale. Vedete, questo è un aneurisma che coinvolge un'arteria che si chiama arteria iliaca, e più sopra abbiamo proprio l'aneurisma dell'aorta addominale. Inserendo da delle piccole punture femorali, cateteri, guidi e tutti dei materiali che in maniera coassiale entrano all'interno dell'arteria miniaturizzati, e all'interno poi dell'aorta stessa, vedete, si aprono assumendo il loro diametro finale, e ci permettono quindi di ricostruire all'interno del nostro paziente tutta l'anatomia aortica. Qui ci troviamo nella sala ibrida del Policlinico Gemelli, una delle prime ad essere costruite nel centro-sud del nostro paese e una delle più grandi. Vedete qua il letto radiologico che ci permette di trattare i pazienti, ad esempio, con aneurismi dell'aorta addominale, di cui abbiamo parlato prima, ma anche dell'aorta toracica o dell'arco aortico, che vedete in questo caso. Questo è un bel esempio di integrazione tra quelle che sono le tecnologie radiologiche e informatiche, perché tramite l'unione di questi due mondi noi abbiamo, per esempio, la possibilità di fare al nostro paziente una TAC preoperatoria, integrarla sulle acquisizioni che facciamo durante l'intervento senza fare ulteriore mezzo di contrasto. Ad esempio, questo è un paziente con un grosso aneurisma dell'arco aortico, vedete come siamo in grado di sovrapporre l'immagine dell'angio-TAC acquisita in precedenza alle immagini in tempo reale durante la procedura. Intravedete qua il cuore che si muove, intravedete qua il diaframma che si alza e si abbassa, quindi il respiro del paziente, e queste sono le guide che introduciamo all'interno dell'aorta in modo tale da poter navigare all'interno dell'aneurisma per poi poterci inserire l'endoprotesi che andrà a curare in maniera assolutamente meno invasiva il nostro paziente. Insieme alle metodiche radiologiche e software informatici abbiamo la possibilità di acquisire immagini ecografiche in contemporanea alle procedure in un ambiente chirurgico tradizionale con l'anestesista, tutti i supporti necessari per sostenere il circolo del paziente, se necessario instaurare addirittura anche una circolazione extracorporea, quindi garantendo il massimo della sicurezza per il nostro paziente. Professore, la salute delle gambe è un tema particolarmente caro alle donne, non solo per questioni estetiche, ma anche per questioni funzionali. Quali patologie degli arti inferiori sono più frequenti e come poterle prevenire e curare nel migliore dei modi? No, una malattia tipica che può andare a caratterizzare anche per motivi, diciamo, anatomici e ormonali le donne è l'insufficienza venosa degli arti inferiori, che si può manifestare clinicamente con la presenza di capillari a livello della punta delle gambe, che chiamiamo teleangiectasie, che possono causare degli inestetismi, gonfiore e pesantezza degli arti, fino alla comparsa di vere e proprie varici degli arti inferiori, per cui quelli che vediamo come delle tumefazioni a livello delle vene delle gambe, bluastre molto, molto poco estetiche, ma che possono causare anche dei problemi di salute. Nell'ambito di questo tipo di patologia la prevenzione diventa molto molto importante, perché abbiamo la possibilità oggi di intervenire con delle metodiche mini invasive in cui riusciamo a far scomparire completamente queste alterazioni anatomiche del circolo venoso superficiale, con delle metodiche che possono utilizzare laser, termoablazione, ma l'importante è sempre agire in prevenzione senza aspettare che la problematica raggiunga dei livelli troppo elevati. Grazie professor Ciomba per il tempo che ci ha dedicato e per aver illustrato con grande attenzione tutti i consigli e soprattutto le patologie a cui bisogna prestare particolare attenzione. Grazie a voi.